Parla tu, Pippo. In ordine di età, vai. Allora più vecchio? Vai, Zaza. Inizio io? È stata un'esperienza molto bella, diciamo unica in alcuni casi, perché diciamo questa cosa del Covid l'ha resa unica, no? Si è sentita un po' la mancanza del pubblico, e che a un'Olimpiade penso sia una delle cose principali, no? Sentire 15-17 mila persone in una... Tra l'altro l'impianto era bellissimo, una piscina incredibile. Io mi sono un po' documentato sulla piscina, costata $500 milioni, veramente tre piscine. Come? 2 euro. Infatti, no, veramente una delle piscine più grosse in cui io abbia mai nuotato. Ma l'hanno fatto da poco? Sì, finita nel 2020 era finita, forse anche 2019, un pochino prima. 2019, ne sono sicuro. Esatto, 2019. Un'Olimpiade è molto, molto dispersiva generalmente rispetto a un europeo o un mondiale, è molto dispersiva. Devo dire, ne parlavo anche l'altro giorno con Matteo, a noi ci è servita molto l'esperienza dell'Universiade nel 2017, perché è simile come logistica e come trasporti, trasferimento dal villaggio all'impianto gara. Però ci sono tantissime distrazioni, per esempio vai in mensa, non è che ti limiti a mangiare, oltre a tanta gente ci sono i migliori atleti del mondo, quindi l'altro giorno io e Matteo eravamo ad aspettare il nostro turno accanto a Djokovic, per esempio, quindi oltre a questo poi c'è la sala giochi, ci sono magari punti dove fare le foto, quindi ci sono tantissime distrazioni che... può risultare difficile anche gestirle, però a parte questo... Come ci si sente? Ci si sente piccoli? Quando arrivi sì, ti senti in un posto, in una manifestazione più grande di te, perché l'Olimpiade è il massimo che uno può raggiungere. Però devo dire... Sì, è sicuramente. È un sogno già esserci. Poi, per come sono andate le gare, io sono felicissimo. Però sì, quando arrivi ti senti in un posto magari un po' più, soprattutto la prima volta, la prima Olimpiade, in un contesto più grande di te. Poi man mano che passano i giorni devo dire che mi sentivo nel posto giusto, era il posto in cui ho sempre sognato di nuotare, e quindi alla fine, non so, ho avvertito una sorta di magia che mi ha fatto stare anche abbastanza tranquillo. Sempre romantico il nostro Zaza. Diciamo un artista in tutto, è diventato artista. E poi si è visto, che si è visto. Tornato con la medaglia, insomma. Sì, più che altro oltre alla medaglia, che è stata un'emozione fortissima, bellissima, condividerla anche con gli altri ragazzi. Il tifo anche di tutti, dei dirigenti, dei tecnici, cioè stavo proprio un'emozione forte, ma tutto, anche il pre-gara, la batteria, la gestione emotiva della tensione, cioè è stato un viaggio veramente bello. Poi al di là del risultato, penso anche per Filippo e Matteo, proprio essere lì e fare quelle gare, al di là poi di come vanno, è un'esperienza che ti fa crescere tantissimo. E poi per la gara individuale, il mio obiettivo era la semifinale. Poi una volta che ero lì ho visto i tempi e ho detto vabbè, ci devo provare, la finale sarebbe la ciliegina sulla torta, e ce l'ho fatta. Quindi è stato veramente anche il passaggio di turno in turno, è stato bello arrivare fino in fondo. Per voi invece, te Matte, come è andata? Diciamo che il risultato tecnico-atletico non è stato un granché, perché comunque ho fatto una stagione un po' a inseguire la condizione, quindi cioè, il mio obiettivo stagionale era esserci, diciamo. E una volta qualificato, diciamo, ho cercato di riconcentrarmi, di ritrovare la forma, ritrovare le buone sensazioni in allenamento, mantenerle per un mese, ma... insomma, dopo una decina di giorni da sette colli ho iniziato comunque a perdere le sensazioni, e quindi diciamo sono andato lì, non voglio dire un po' abbacchiato, perché comunque cioè, era un ambiente estremamente motivante, come dice Lore,
ha aiutato aver fatto tante altre manifestazioni internazionali, però il clima era particolare, insomma, io per ridere alla gente che mi conosce, che mi chiedeva com'era, cosa c'era di diverso, eccetera, ho spiegato semplicemente che, cioè, gente tipo Dressel o comunque gente che comunque è nella posizione 1 della graduatoria mondiale da 4 anni sapeva che avrebbe vinto l'Olimpiadi, cioè lo sapevamo tutti che Dressel avrebbe vinto almeno una gara all'Olimpiadi, e alla prima che ha vinto si è messo a piangere, e tipo da quando io ho notato questa cosa che tutti quando vincevano una medaglia piangevo anch'io, capito? Cioè vedevo una gara, la gente piange, io dietro a piangere come un coglione, cioè, oddio, scusate, come un no, no, va bene. Sì, percepisci la grandezza dell'evento, perché sì. Cioè, alla fine è la stessa gara, è uguale a un europeo col pubblico, è uguale a un mondiale, è uguale a tutto il resto, però c'è tanto. C'è una magia, quindi... c'è una magia, sì. Quindi anche la stessa gara che ho fatto non è andata granché bene, però non so, aveva un connotato emotivo particolare, ecco. Diciamo, una volta importante era qualificarsi, però una volta lì uno dice voglio andare forte, cioè a prescindere. Il mio obiettivo magari era la qualifica, come hai detto te. Sì, l'importante era qualificarsi, però una volta lì puoi cercare di fare il personale. No, sì, l'obiettivo era qualificarsi, poi chiaramente uno ci prova. Io chiaramente ho rosicato perché comunque col mio tempo arrivavo sesto, per dire, quindi insomma. Beh, voleva dire poter fare qualcosa, chiaramente non a livelli di Zaza, ma dai, io comunque ci ho provato e non è andata, ma diciamo che per le mie caratteristiche avevo poche speranze, perché comunque qualificato un mese prima, cercare di tenere la forma, fare gli europei 2 mesi prima, gli assoluti 3 mesi prima, cioè, capito, tante gare tutte di fila, tutte mediamente decenti. Poi è difficile, cioè per me è stato veramente difficile. Però Matte, penso comunque, anche quando abbiamo seguito la finale del 200 dorso, è andata via. Ecco. Ciao. E chi lo sa? Chi sa? È venuto, no, dicevo, ci sono ora. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Dicevo, vedere che con il tempo che avevi nuotato un mese prima al 7 polli, arrivavi quinto... o sesto, com'è che era? Arrivavi lì, cioè deve essere anche quella una fonte di no, stimolo, beh, per devo essere sincero, io ero parecchio abbacchiato per come stava andando la mia stagione, perché comunque l'anno scorso lo avevo scritto in un post, avevo fatto un incidente in scooter, mi sono fatto male a una spalla e ci ho messo, cioè diciamo i dolori sono durati fino a gennaio praticamente. Quindi non mi sentivo più me stesso, avevo un sacco di dubbi sul fatto di riuscire a ritornare a fare i risultati, a nuotare 1:56. E quindi, cioè, devo essere sincero, essere seduto sugli spalti e non a giocarmela, però aver visto che col mio tempo comunque non sarei arrivato l'ultimo in finale, mi ha rincuorato, fatto capire che finché ho voglia di spingere posso farcela, cioè posso farcela.